lavoro. E risolvi, la stiamo riuscendo a fare, come te la mottire. La stiamo riuscendo a fare. Poi c'è la bolletta della porta e me la paghi. E io voglio sempre te fanno. Non mi paghi la bolletta, non me risolvi. È lo sfogo allarmato di chi si sente disperato e lo sono i venditori ambulanti che nelle ultime ore si sono presentati sotto Palazzo Carafa per protestare a Lecce contro quella che definiscono a gran voce una mancata attenzione nei loro confronti e nei confronti di una mancata riapertura delle proprie attività in una fase 2 di emergenza sanitaria che dovrebbe cercare di tutelarli maggiormente. Rischiamo il tracollo, spiegano il sindaco Carlo Salvemini, che però ricorda la sua impossibilità di decidere autonomamente, la competenza, aggiunge, è del governatore di Puglia Michele Emiliano. Oggi noi da qua non muoviamo finché non teniamo una risposta. Lunedì abbiamo. Intanto la forma di protesta non tende a placarsi per un settore che risente pesantemente anche dell'invenduto in agricoltura, una volta fiore all'occhiello dell'economia salentina. Siamo qua e ci colleghiamo qua stasera, domani, dopodomani, finché lo sindaco lo dispiace solo, ogni giorno una cosa che ci affatiamo.